Buon pomeriggio a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto alla puntata numero 12 di Almeno due pagine al giorno, il nostro appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Ringrazio anche questa settimana Matteo Crespo che cura la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. Sun, la sigla di Almeno due pagine al giorno, è stata realizzata da Adriano Viterbini. Queste sono le coordinate come sempre per ascoltare RBA in streaming sul sito rba.it, in radio FM 8780 provincia di Torino, 8760 Val Germanasca, 88 Val Chisone, 96,60 provincia di Cuneo, 91,50 provincia di Imperia, 101,10 in Val Bormida. In TV sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB+ in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo, in Liguria nelle province di Savona e Genova. E io sono molto felice di dare il benvenuto, il buon pomeriggio e anzi anche il buon Natale a Maurizio Blatto in collegamento con noi. Ciao Maurizio! Ciao a tutti voi! A questo punto, visto che il giorno è, dovrei dire ho ho ho, insomma una roba da Babbo Natale. Esattamente, grazie Maurizio e oh 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 a te, insomma, se non è troppo blasfema, diciamo, questa ripetizione. E, grazie per aver accettato questo invito in questo pomeriggio particolare, che è, insomma, ovviamente il pomeriggio dei pomeriggi, no? Perché siamo a pochissimo dall'inizio di una maratona gastronomica della vigilia di Natale che sboccia poi nel Natale. Noi lo facciamo con te oggi pomeriggio con un buonissimo motivo. Intanto ovviamente ti chiedo se sei pronto per questa maratona, per questo pomeriggio. Sono prontissimo. Per quanto riguarda la maratona gastronomica, mi sono portato avanti fin da ragazzino, insomma, ho sempre mangiato il giusto e forse anche qualcosa di più. Sono in trasferta infatti da mia madre, che è di là che sta provando. Mia madre è la più grande preparatrice di insalata russa di tutto il nord-ovest, che è un grande piatto classico del nostro Natale, insieme agli agnolotti. Quindi non sono a casa, sono in trasferta, ma sono prontissimo per tutto quello che preparerà lei. Insomma, come sempre ci sarà il problema soltanto di sopravvivere, perché le derrate alimentari saranno oltre l'immaginabile. Sopravvivere così come sopravvivono in qualche modo anche alcuni dei personaggi del libro di cui parliamo questo pomeriggio. Avremo modo anche di raccontare alcune storie, però io voglio come sempre inquadrare il nostro ospite, in questo caso Maurizio Blatto, agli spettatori, agli ascoltatori di RBE. Firma storica della rivista Rumore, nel 2010 ha pubblicato l'ultimo disco dei Moicani e 4 anni dopo Mighty Unz. Ovviamente io, oggi pomeriggio qui ho sparsi un po' come neve sul mio tavolo, un po' anche i tuoi libri, i tuoi articoli. L'ultimo dei Moicani, eccolo qui, e, seguito da Mighty Unz per Baldini e Castoldi. Nel 2021 sto ascoltando dei dischi per ADD. A dicembre 2022 è uscito sempre per ADD, ed ecco il libro del pomeriggio, Canzoni di Natale. Storia della colonna sonora delle nostre festività. Scrive regolarmente per La Stampa e infatti non so se tu riesci a vedere il mio tavolo, Maurizio, però il tavolo è cosparso come, insomma, fiocchi di neve di ritagli di giornale. Sono le rubriche settimanali Una città, una canzone che Maurizio Blatto cura per e scrive per La Stampa di Torino. Mi sono permesso, insomma, io sono, insomma, un raccoglitore compulsivo di articoli, diciamo, sono un giornalista di vecchio stampo, per cui ritaglio e metto in mezzo ai tuoi libri, per cui spero che questo ti faccia piacere. Fai la versione deluxe dei miei libri, come gli inserti nei dischi
quelli per collezione, insomma. Sono molto onorato. Esattamente, scrive quindi, dicevamo, per la stampa e si esibisce in qualità di divulgatore rock. È stato definito crooner della critica musicale italiana, spacciatore di vinili, però questa è nuova, Maurizio, una tua biografia, e anche stand-up songs comedian. È una nuova etichetta. Come ti senti con Ah, questa sì. etichetta? Sai, creando una nuova etichetta alla fine rischi di essere l'unico che sa che cosa vuol dire, quindi per forza di cose sei il numero uno di quella faccenda, un po' il trucco è questo. No, in realtà io molto spesso in quello che scrivo e in quello che racconto cerco sempre di essere ironico, ma anche molto spesso di far ridere, che sembra una cosa di cui vergognarsi, ma invece secondo me è un'arte estremamente, come dire, difficile e che non fa che... C'è una canzone bellissima che dice Spread Love Vibration, no? Di Josh House, un cantautore americano che è anche nel libro. Io penso sempre un po' che fare lo stand-up song comedian sia divertente, cioè il trucco è sempre quello, mischiare un po' di critica musicale, un po' di narrazione e un po' di comedia all'italiana, banalmente. Io ci infilo sempre dei personaggi, ci infilo cose che escono dal nostro quotidiano. La mia idea rispetto proprio alla musica è un po' questa, che è importante sì parlare dei visti, è importante parlare di chi li ha composti, della storia, ma è altrettanto importante secondo me raccontare come noi ci relazioniamo con quelle canzoni, quella musica e come quelle canzoni possono essere importanti per noi. Quando il sottotesto, appunto, colonna sonora delle nostre festività, in realtà questa cosa di colonna sonora costante della mia e della vita di tutti quelli che sono appassionati di musica è un po' una cosa nella quale io credo molto, insomma. Ogni canzone al momento giusto e ogni canzone si porta dietro poi inevitabilmente ricordi, identità. È un po' un grande gioco al quale tutti noi partecipiamo volentieri. Poi ci sono gli ultra appassionati musicali, ci sono quelli, come dire, che invece ci dedicano meno attenzione. Però per tutti noi le canzoni inevitabilmente hanno un significato molto forte. Raccontarle dal vivo, facendo un po' ridere, da solo con un microfono, visto che appunto ultimamente sono stati secondo me riscoperti, perché io veramente ho massimo rispetto per gli stand-up comedian, no? Gente che va da solo su un palco con un microfono, si butta in balia dell'audience e fa ridere molto spesso provocandoli anche. L'idea di fare questa cosa qua parlando di musica mi sembrava una micro specializzazione nella quale forse solo io sono, come dire, mi impegno, però mi faceva ridere. Mi è stata suggerita, ma un'etichetta che ho preso volentieri. E si legge in coda alla tua biografia che hai sacrificato una possibile carriera d'avvocato in nome di una devozione assoluta verso i dischi, tutti i dischi, e non se ne pente. E ovviamente è anche utilizzando uno strumento, perché insomma qua vado già subito dentro il tuo libro, perché tu hai una devozione anche rispetto a questo strumento che è una sorta di, anche di oracolo, diciamo, per te, che è lo stereo, no? Ne parli anche in una delle storie che racconteremo anche questo pomeriggio. Tutte le verità, dici tu, insomma, quantomeno quelle, insomma, più importanti, se vogliamo, per la tua vita, in qualche modo, te le ha raccontate quello strumento e attraverso i dischi appoggiati sul piatto di quello strumento che è lo stereo, insomma. E lo stereo, Maurizio, suona, come dire, assolutamente vintage in questi tempi assolutamente liquidi in cui la musica non si ascolta in un supporto fisico, ma, come dire, la musica è nell'aria, music in the air, insomma, no? Beh sì, guarda, ripensarci adesso, quello stereo dove io ritenevo che ci fosse tutta la verità e dove, ahimè, continuo a pensare che ci siano moltissime delle mie risposte, moltissime delle risposte alle domande che la gente non sa dove indirizzare, in quei dischi potrebbero esserci le vostre risposte, vi faccio il filosofo più che a basso costo. Adesso un oggetto che sembra quasi totemico, no? Quasi, non so, come il monolite di 2001 Odissea nello spazio. Perché uno dovrebbe infilarsi una cosa grande come una cassaforte o una lastovide in casa quando colleghi un cellulare ed è fatta. Beh, io dico sempre che è difficile spiegare perché uno dovrebbe farlo, perché la risposta è già nella domanda, nel senso che se tu sei un appassionato di musica e vuoi celebrare come si deve quelle canzoni, quei dischi, soprattutto vuoi ritagliarti un pezzo di tempo per la tua vita che è inevitabilmente migliore, da lì devi passare, dagli oggetti, dai dischi, dai libri. Credo, di questo sono fermamente convinto, che una delle poche cose, delle pochissime cose positive
che gli anni che abbiamo appena attraversato ci hanno lasciato, cioè quando siamo stati costretti a stare in casa e tutto, è stato l'obbligo di prenderci un po' di tempo per noi. E questo obbligo, alla fine, molti hanno scoperto che era un piacere, quindi molti, sapendo che io ho questa devozione per i dischi e per il mio stereo e tutto, mi dicevano, ma sai che alla fin fine 40 minuti stai lì, ti ascolti un disco. Come ho detto, molto spesso ascoltare un vinile, mettersi su un CD, sedersi, leggere le note di copertina è un po' una piccola cerimonia del tè, no? Ti obbliga a fare dei gesti, a prenderti del tempo per te stesso, però il fallout positivo, quello che ti ritorna, è innegabile. Questo è innegabile. Dopodiché io non sono, comunque non voglio vivere fuori dal tempo, alla fin fine la fruizione è quella che è. Dico sempre che l'ho ascoltata anche su un cellulare dove inevitabilmente si sente meno bene, questo direi che è sicuro, però dedicateci comunque attenzione, cioè la musica può essere un tappeto di sottofondo, no? Può essere qualcosa che ti accompagna mentre fai altro, ma se avete la voglia, il tempo e la possibilità di dedicarci un po' più di attenzione, è sicuro che sarà tutto positivo e vi tornerà indietro, di questo sono fermamente convinto. Allora Maurizio, prima del primo ascolto musicale, anche a te ho chiesto due brani, ovviamente dentro canzoni di Natale si può attingere a piene mani, insomma, per la colonna sonora in realtà del nostro Natale che è piena, diciamo, di colori molto diversi. Però vorrei, in questi 2 minuti che ci separano dal primo ascolto, vorrei con te soffermarmi, insomma, anche sull'abbrivio di questo libro, no? Che è la letterina che tu scrivi, la lettera di Natale, no? Perché tu dici, non sono stato sempre bravo, ma in ogni caso, chi ama il rock and roll non può esserlo davvero. Però, come dici tu nel tuo libro, ma insomma, tutte o quasi tutte, no, i grandi successi di Natale sono stati scritti durante l'estate, se vogliamo. E tu l'hai scritto, insomma, tentando di sopravvivere all'estate più calda del secolo e alla ristrutturazione dell'appartamento sotto il tuo. Insomma, è stata, come dire, una maratona anche questa. Insomma, l'estate è stata caldissima, immagino che i suoni non troppo Oh, è angelici di chiaro, una è certo. ristrutturazione ti avranno, insomma, spezzato in due, quantomeno, Maurizio. È così, ma io nella letterina lo dico perché, insomma, alla fin fine io sono fermamente convinto che il Natale sia molto spesso uno stato mentale, no? O perlomeno, detto molto meglio, Sufjan Stevens, che è un cantautore americano di cui parlo nel libro, che ha dedicato anche molto al Natale, a un certo punto nel libretto, appunto, che accompagna le sue composizioni natalizie, dice: Natale è ciò che tu vuoi che sia, no? È una scatola in cui metti dentro tante cose. Però è uno stato mentale perché davvero la maggior parte delle canzoni di Natale sono state composte a luglio e agosto per motivi molto banali di produzione, perché fosse esattamente come il mio libro, perché potesse essere pronto e venduto sotto Natale, avevo un ciclo produttivo anche di progettazione che partiva inevitabilmente dall'estate. E quindi esattamente come me, tu magari sei lì con 40 gradi a luglio, con circostanze esterne tipo la mia di una ristrutturazione che sembrava un gruppo di metal impazzito, e però ti devi calare in quell'atmosfera natalizia di campanellini, di gioia, di neve e tutto. E ovviamente è molto difficile farlo in quelle condizioni, ma non soltanto l'ho fatto io, molto più, con risultati molto più grossi l'hanno fatto, non so, Irving Berlin, che è il compositore di White Christmas, il più grande classico delle canzoni natalizie, ma l'ha fatto anche George Michael, che registrò Last Christmas degli Wham! In uno studio londinese, e durante un'estate calda, per quanto londinese comunque calda, durante l'estate agghindò lo studio discografico, lo studio di registrazione dei Wham! Con anche lì lucine, slitte, per entrare in quel mood natalizio. Ecco, questo secondo me è interessante. Le canzoni di Natale, al di là che sia una mia piccola passione e che credo allietino il Natale di tutti, secondo me raccolgono e portano dietro delle storie estremamente interessanti, che hanno sempre richiesto a chi se ne occupava davvero di entrare in quello stato mentale natalizio, anche se non ne sarebbe troppo facile scrivere una canzone di Natale il giorno di Natale. Provate un po' voi a farla a luglio, quando ci sono 40 gradi e il vostro condizionatore magari non funziona. Ecco, questa sfida era molto interessante. E allora, siamo intanto al primo ascolto proposto da Maurizio Blatto, dei Pogues, questa è Fairy Tale of New York.
Fairy Tale of New York dei Pogues, da If I Should Fall From Grace with God, uscito per Island Records nel 1988. Allora, Maurizio, questa è la tua prima scelta. Non vorrei banalizzare troppo, ma insomma, questo insomma, deriva, è il racconto di una storia struggente, di una relazione che finisce male, racconta di un grande della scena musicale, un grande decaduto e derelitto, e lo dico con amore perché io amo moltissimo Shane McGowan, ed è, se vogliamo, una delle storie, se vogliamo, perfette di Natale, no? Perché ovviamente è banalissima la mia domanda, ma perché finisce anche Fairy Tale of New York dentro le canzoni di Natale del tuo libro? Beh, ci finisce per diversi motivi. Il primo che è legato ad una storia del mio vecchio quartiere torinese, no? Una storia che coinvolge due protagonisti che hanno già un nome da fumetto, che sono Mototreno e il Merlo di Baia, che già così sembrano usciti da un film di Abatampone. Il perché il Merlo di Baia abbia questo soprannome, che sta a immaginare qualcuno che abbia fatto la figura del Merlo e ha a che fare col Brasile, è la storia che racconto nel libro e che magari non sveliamo, però possiamo Assolutamente. dire sicuramente che è una storia che ha a che fare con un Natale che è finito molto male. Poi anche qui ci sono degli aspetti divertenti, ma non è sicuramente un Natale finito bene. E quindi io mi trovo con uno dei due protagonisti, col Merlo di Baia, e sento la necessità, per i motivi appunto che stanno nelle pagine del racconto, di doverlo consolare. E penso che l'unico modo di poterlo consolare, almeno l'unico modo che ho io per poterlo consolare, è quello di fargli sentire una canzone bellissima che io all'epoca amavo follemente e che ancora adesso considero una canzone meravigliosa, dove si parla per l'appunto di un Natale che non è finito bene. Perché sì, è vero, la splendida atmosfera, White Christmas, Jingle Bells, slitte e tutto, ma noi sappiamo che non sempre le cose vanno per il verso giusto. Anzi, spesso Natale è anche un giorno complicato, parenti, cose, amore non corrisposto, ma le variabili sociologiche e familiari sono molte. E Fairy Tale of New York è questo, è la storia appunto di un Natale che parte molto bene, perché sono due amanti che stanno attraversando le strade di New York. Questo è un racconto evocato peraltro da un ubriaco che era chiuso in una drunk tank. Le drunk tank sono le prigioni newyorkesi dove si buttano davvero gli ubriachi, ti butti lì e aspetti che gli passi la sborna. E lui a un certo punto ha una visione, racconta un altro disgraziato racchiuso lì dentro, di questi due amanti che si aggirano appunto per Broadway, per New York, e si dicono cose bellissime, sento che questo sarà il nostro anno. E le due voci sono quelle di Shane McGowan, che, come dicevi giustamente tu, anzi, probabilmente Shane McGowan è morto, ma nessuno l'ha avvertito e si è Esatto. sicuramente abbattuto a colpi di whisky e di alcol, secondo la migliore o peggiore tradizione irlandese. E la voce femminile di Kirsty MacColl. Ecco, loro si dicono cose belle, la band per la strada sta suonando una vecchia canzone irlandese, però poi immediatamente cominciano a sentire il vento freddo, capiscono che lì, dove molti irlandesi sono andati a cercare fortuna, in America le macchine sono molto grandi, e poi così tutto il vento, questo vento freddo, forse la realtà, forse la sfortuna si abbatte su di loro e cominciano a rinfacciarsi delle cose terribili, insultandosi con parole estremamente esplicite che quando la canzone fu trasmessa per le prime volte vennero coperte da un beep, no? Come quando si dicono le parolacce. Però Fairy Tale of New York, pur finendo male sostanzialmente, è molto reale ed è molto, come dire, molto romantica a suo modo. La musica che ci sta dietro è una musica splendida, a metà fra la tradizione irlandese e Broadway, ma anche Morricone, perché Shane McGowan, quando scrisse la canzone, disse di essersi ispirato alle grandi orchestrazioni morriconiane. E quindi mi piaceva l'idea di inserire all'interno del libro, questo è un libro, non è come dire un prontuario per un Natale perfetto, non ci sono solo le canzoni belle che funzionano bene, e come dicevamo prima, il Natale è ciò che tu vuoi metterci dentro, ma Natale è anche ciò che alla fine ci si infila dentro, un po' come la vita, cioè, e quindi Fairy Tale of New York racconta questo. Tra l'altro loro non pensarono subito che quella avrebbe potuto diventare una canzone di Natale, furono spinti a scriverle quasi per scommessa da Elvis Costello, un grandissimo musicista che li produceva all'epoca, ma quando la suonarono proprio a New York, di fronte a una peraltro nutritissima platea di
di irlandesi espatriati divenne subito un successo. Un successo talmente forte che, per esempio, l'attore Matt Dillon, che era tra il pubblico, andò nel camerino e disse ai Fox: se decidete di fare un video, io voglio esserci. E difatti, se andate a vedere il video, uno dei poliziotti che buttano Shane McGowan nella drunk tank è proprio Matt Dillon. Assolutamente sì, poi sempre con il suo mento volitivo, Matt Dillon da sbirro, insomma, sembra uscito direttamente da Francis Ford Coppola, è finito dentro il video. Insomma, tu dicevi che questo in realtà non è un manuale, però, come dire, anche di piccoli suggerimenti, diciamo, piccoli grandi suggerimenti su come comportarsi, su come evitare, come dire, di fare quantomeno delle figuracce, diciamo, a Natale, dei piccoli suggerimenti. È una sorta di compendio, tu ce lo proponi, diciamo, anche a un certo punto, no? Ci sono tutta una serie di regole che io non suggerite, che ovviamente non vi svelo, ma perché sono, a parte per chi conosce la penna di Maurizio, molto molto divertenti. Io, insomma, mi sono ritrovato a ridere veramente di gusto, e questo io ci tengo a dire che è un libro che fa proprio bene anche al cuore, perché insomma si ride tanto, perché insomma tu dici da qualche parte che molto spesso a Natale, come dire, si consumano degli scontri che poi molto probabilmente non si recuperano più. Io da buon meridionale devo dire che alcune discussioni il giorno di Natale a tavola o anche durante la vigilia non si sono più ricomposte, per cui hai perfettamente ragione, insomma. E quello è un giorno complicato, è come dicevamo prima, perché poi si beve un po' di più, ci sono quelle piccole incrinature che in qualsiasi famiglia ci sono, il detto, il fatto, magari si sbagliano i regali, si dice la frase sbagliata, e tutto questo è un piccolo microcosmo, no? Si Non a attribuisce, caso come alcuni dire, il colleghi. nome dell'arena allo zio un po' ciucco, diciamo, che hai sul Esatto, no? divano, e potresti anche tenertelo per te. Se hai scoperto il nome dell'arena di Babbo Natale, magari tienitelo per te, no? Appunto, no, capisci, magari accosti il viso di tuo zio che ha il naso un po' rubizzo e dici: ma quella è come Rudolph, no? La rena con il naso Esattamente. rosso. I bambini poi, sai, non si trattengono, il problema sono gli adulti che gli danno ragione. Insomma, lo sappiamo, il Natale, io ho questa grande passione comunque per la commedia all'italiana, e il Natale è un palcoscenico perfetto, puoi metterci dentro tutto. Di nuovo torniamo a quello che dicevamo prima, no? È un grande palcoscenico che puoi allestire come vuoi, con i campanellini alla perfezione, con il disastro più totale, e comunque c'è sempre una canzone di sottofondo. Il libro, come hai fatto bene a dirlo, cioè il libro comunque ha una sua parte di narrativa, vuole essere un libro divertente, no? Il prontuario su che cosa fare, cosa non dire, insomma, ambisce, come dicevamo prima, ad essere divertente, a far parte di quel mio profilo da stand-up song comedian, perché il Natale è, come diciamo, è perfettamente adagiabile tutto questo. E tu Assolutamente. citi la commedia all'italiana, ci tengo a dire anche che ci sono alcuni passaggi in un capitolo in particolare in cui si citano le battute top dei cinepanettoni, che sono veramente molto molto divertenti. E se le battute top sono quelle, figuriamoci insomma le altre. Vediamoci adesso. Prima, Maurizio, prima della pausa, insomma, prima di dare la linea al GR di Popolare, un'ultima cosa. Tu dedichi un capitolo al Natale, diciamo, al Natale italiano, no? E tu dici, esiste un Natale italiano? È triste, perché c'è poca roba, insomma. Noi associamo, questo lo possiamo dire senza spoilerare nulla, spero, insomma, noi associamo il Natale all'italiano ad una canzone che è quella della sigla di un ben noto panettone, a Natale poi, Sì, no? Ma non c'è solo quello, c'è anche, come dire, anche il modo di fare Natale, se vogliamo, e qui allargo il discorso, anche alle nostre zie, delle nostre zie, delle nostre nonne, dei nostri zii. Tu citi la tua, zia Olga, di Olga, che è la mia certo. eroina di Natale, diciamo, se permetti, insomma. Beh, sarebbe molto contenta anche lei, me non c'è più, ma rimane nei nostri cuori, nei nostri ricordi. Sì, io probabilmente il Natale italiano, per come lo viviamo, no? Appunto, parenti, le nostre meravigliose derrate gastronomiche in questo paese dove fai 10 km e già cambia tutto ed è sempre tutto buonissimo, sono splendide. La nostra tradizione musicale italiana natalizia invece è estremamente povera, perché se togliamo la parte legata più liturgica, no? La parte religiosa, i canti e tutto,
Noi non possediamo una canzone pop italiana che metta d'accordo tutti sul Natale, quella che immediatamente ti viene in mente, no? Se pensiamo a una stagione diametralmente opposta all'estate, siamo pieni di grandi canzoni, no? Sapore di sale, abbronzatissimo, che negli anni 60, no? Che sono stati il decennio che ha, se vuoi, fissato alcuni canoni espressivi di questo paese, non è uscita una canzone italiana pop condivisa, non ce l'abbiamo. E quando io mi sono accorto di questa cosa, ho provato un po' a chiedere a tutti, ma qual è la, se, pensaci un po', qual è la canzone italiana di Natale che ti viene in mente? È quella a Natale puoi, insomma, che si lega a un pandoro, ma non è certo, per quanto sappiamo che l'invenzione del Natale anche negli Stati Uniti sia legata alla grande industria di Broadway, ma anche alla Coca-Cola, cioè Babbo Natale si inventano più o meno loro. Però ecco, che non esista una canzone che ci metta tutti d'accordo, se ci pensate, è strano. Nonostante in molti si siano cimentati col Natale, ma sono quasi sempre delle canzoni natalizie molto tristi. Se io lì cito diversi testi, e c'è un po' questo problema dei cantautori impegnati, che quindi se trattano il Natale devono metterci una nota di tristezza, oppure bisogna pensare a chi. Sono sempre Natali un po' tristi. Infatti E questo proprio ha fatto sì. citi, come dire, canzoni di Natale di musicisti italiani che sono, permettimi, insomma, molto tristi, insomma, cioè Certo, che ti buttano giù proprio l'entusiasmo e il vigore Madonna, natalizio, se sembrano vogliamo. canzoni per Halloween, non per Natale, cioè Esattamente, è veramente esatto. incredibile, no? Io le cito uno per uno, sono arrivato alla fine, avevo quello che appunto qua in Piemonte chiamano il Magone, cioè mi sentivo veramente un nodo alla gola. Ed è strano, è molto strano. Allora ci sempre da sperare che alla fine esca una canzone, no? In fin dei conti, le canzoni sono questo, sono qualcosa in cui ci identifichiamo, che leghiamo a ricordi, situazioni specifiche precise. Ecco, non ce l'abbiamo. Io cito la mia canzone italiana di Natale preferita, però non è così universale, no? I Coriandoli a Natale, che conosciamo per la versione di Subsonica. Ma non è, insomma, come dire, un patrimonio condiviso, benché sia una bellissima canzone. Una bella canzone natalizia, oh. Datevi da fare, scrivetecela perché comunque servirebbe per preparare gli antipasti, muovere le anche, ballare, divertirsi, insomma, musicisti all'ascolto, datevi da fare. E allora noi sottoscriviamo, diciamo, l'appello di Maurizio Blatto a scrivere una canzone italiana di Natale che abbia, come dire, gli umori veri della canzone di Natale. Intanto noi siamo in coda alla fine della prima parte, spazio al GR di Popolare Network, tra poco. Seconda parte di Almeno due pagine al giorno, questa settimana, in questa vigilia di Natale. Siamo con Maurizio Blatto e con le sue canzoni di Natale, uscito per ADD. Allora, Maurizio, intanto, se i Beatles sono famiglia e sono casa per te, come dici nel libro, e vorrei dire anche colgo l'occasione, insomma, a me piace sempre essere un po' collettore e soggetto che condivide le cose belle. Vi consiglio di recuperare il numero di novembre di Rumore dedicato ai Beatles e a Revolver, al disco spartiacque, se vogliamo, della musica pop e rock del Novecento, dove c'è un bellissimo approfondimento sul disco con il contributo, tra gli altri, anche di Maurizio Blatto. E se sul Rumore di dicembre c'è un meta My Tunes, se mi consentirai, perché Francesco Farabegoli scrive una bellissima recensione del libro di Blatto utilizzando il taglio del My Tunes. Spero di non aver detto una baggianata, molto bella, ovviamente, oltre a recuperare l'ultimo numero dell'anno di Rumore, perché insomma c'è il meglio del 2022. Libri, dischi, film, serie TV e così via, tutto ciò che ci piace, ciò che ci fa stare meglio. Noi siamo come dire, alla seconda, quasi al secondo ascolto, però vorrei qui chiamarti in causa, se tu sei d'accordo, perché siamo anche alla lettura di quelle due pagine che tu hai scelto per noi, perché
Io ritengo, dal mio punto di vista, che però non sono un pinazziano, diciamo, no, di ferro, ritengo che il capitolo che tu dedichi a Vince Guaraldi è un capitolo struggente, emozionante, bellissimo, così come Vince Guaraldi, unico, umano, che può accedere alla corte dei Peanuts e di Schultz, no? Come tu dici nel tuo libro, le pagine dedicate a lui e dedicate anche a questo musical di Natale per i personaggi di Schultz e dei Peanuts, credo che siano un po' un apice, un picco di questo piccolo gioiello di libro che è uscito quest'anno. Consentimi di essere anche un po' sfacciato, diciamo, però insomma. Io ci tengo a dire che sono delle pagine sulle quali io mi sono soffermato di più e mi sono anche emozionato. Per cui grazie per averle scritte, perché si parla di A Charlie Brown Christmas, si parla di Lee Mendelssohn, di Vince Guaraldi. Io ti lascerei, come dire, campo libero per leggere, per raccontare questa storia, per raccontare anche Vince Guaraldi, che è un personaggio veramente strepitoso e straordinario dal mio punto di vista. Mi taccio, Maurizio. Ti lascio la parola. Allora, guarda, prima di leggere facciamo una piccola premessa per far sì che le pagine siano anche più comprensibili. Certo. Come già anticipato giustamente tu, queste pagine, la mia canzone di Natale preferita, forse per questo che sono più sentite, no? Alla fin fine traspare anche la mia passione. Come hai detto tu, Vince Guaraldi è una figura poco conosciuta, se vogliamo, un pianista, è stato un pianista jazz americano, che già dal cognome ci fa capire che aveva origini italiane, quindi forse la miglior canzone di Natale alla fin fine forse era scritta in italiano, quella dobbiamo vantarci, perché le sue origini, lui si chiamava Vincent Dell'Aglio, la mamma si chiamava Carmellina con due L, denunciando origini orgogliosamente sud-italiane, e suo zio era Mazzi Marcellino, che era il più grande fischiatore di Broadway, cioè uno che fischiava in maniera professionale, sia per, come dire, i cartoni animati di Minnie, ma anche in Lessie, e questa è una roba che mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, perché io sapevo sempre Lessie torna a casa, e forse torna a casa grazie al fischio dello zio di Vince Guaraldi. Vince Guaraldi è un jazzista anomalo, perché è appassionato anche di bossa nova, quindi compone musiche, se vogliamo, più pop rispetto alla media jazz, e per questo in maniera occasionale Lee Mendelssohn, che era un produttore di Broadway, ascolta una sua canzone mentre sta attraversando il Golden Gate, il ponte di San Francisco, e capisce che quella musica può essere perfetta per quello che ha in mente. E quello che ha in mente è un documentario sul peggior giocatore di baseball di tutti i tempi. Lui ha appena fatto un documentario sul miglior giocatore di baseball di tutti i tempi. Il peggiore è ovviamente Charlie Brown, protagonista dei Peanuts, che non riesce mai a beccarne una e tutto. Quando sente questa cosa capisce che Vince Guaraldi è quello perfetto, e quindi gli commissiona delle musiche per questo special, che dovrebbe essere lo special che riguarda Charlie Brown e la sua passione sportiva. Però le cose vanno diversamente, e qui inizio a leggere e vi spiego perché. Infoco gli occhiali davvero professionista. Eccoci. Perché andò a finire che il documentario non andò in onda, ma la colonna sonora Jazz Impression of a Boy Named Charlie Brown, registrata da Vince Guaraldi con Monty Budwig al basso e Colin Bailey alla batteria, ebbe un buon successo. Quindi il connubio Guaraldi-Mendelssohn non solo non si ruppe, ma rilanciò con A Charlie Brown Christmas. Questa volta lo sponsor, che era mancato per la messa in onda del precedente special, fu trovato. Niente meno che la Coca-Cola, una garanzia in ambito di invenzione del Natale. La trama di A Charlie Brown Christmas è tipicamente Peanuts. Charlie Brown è triste e un po' depresso nonostante le festività. Mentre tutti i Peanuts sono intenti a festeggiare o a celebrare il Natale in qualche modo, lui va da Lucy Van Pelt, psicologa del gruppo, per ricevere supporto. Lucy gli consiglia di mettere in piedi uno spettacolo natalizio, ma il progetto sarà un disastro. Anche a causa di un alberello di Natale, incredibilmente di alluminio, spelacchiato ed esile. Proprio quando Charlie Brown sta per cedere, Linus avvolge la sua leggendaria coperta alla base dell'alberello, e gli altri si avvicinano e lo ricordano meglio ancora della cuccia di Snoopy, che nel frattempo ha vinto il concorso per le miglior illuminazioni natalizie. Quindi tutti insieme gridano:
Buon Natale, Charlie Brown. Lo coinvolgo nel canto corale di Hark, The Herald Angel Sings, mentre scende la neve. Una fiaba, tutto sommato come sempre nell'agrodolce mood del mondo ideato da Schulz. La colonna sonora è un incanto. Gli Sguaraldi incide, sempre in trio, con Jerry Granelli alla batteria e Fred Marshall al basso. Recupera il tema Linus and Lucy e reinterpreta in chiave jazz il tradizionale tedesco O Tannenbaum, Albero di Natale è il titolo della versione italiana, e regala una splendida skating dove i tasti del suo pianoforte evocano il pattinaggio circolare e la piccola magia del roteare senza nemmeno sfiorarsi l'un l'altro. Ma l'apice assoluto è Christmas Time Is Here, forse la più bella canzone di Natale di tutti i tempi, anzi, forse la più bella canzone del pomeriggio di Natale di sempre, perché a feste finite che tiriamo sulle ginocchia una calda coperta di malinconia. È lì che avvertiamo la sensazione del tutto finito, quindi i giorni di Natale sono una metafora della vita. Elaboriamo progetti, li carichiamo di aspettative, facciamo di tutto per essere pronti al meglio, scintillanti. E poi, per quando le cose siano andate per il verso giusto, un piccolo senso di delusione lo si avverte sempre. Sazi, con i regali illuminati, anzi, scusa, con le luci illuminate da luci che non si spengono ancora, desideriamo forse di stare un po' da soli. Cerchiamo di cullarci in quella minuscola sensazione che ha a che fare con l'anima e che non sappiamo decifrare correttamente. Tutto questo è Christmas Time Grazie Is Here. Maurizio. Ma grazie E a allora. voi. In realtà questo è il mio momento più poetico, questo più di là non riesco a spingermi. Poi il libro prosegue raccontando in maniera più minuziosa anche le Esatto. registrazioni di quel periodo, no? Di come questo coro viene utilizzato, un coro di bambini di una chiesa episcopale californiana, ai quali viene detto di cantare come bambini, cioè quando la maestra cerca di correggerli perché li ritiene stonati, gli Sguaraldi dice no, 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 assolutamente, loro devono suonare come bambini, cantare come bambini, la Ciò che loro voce. cerchiamo non è la perfezione, ma la verità. Bravissimo, esattamente questo. E se ci pensi è straordinario, no? Infatti questo coro di bambini è molto espressivo, forse anche per questo. Una di loro, sono andato a leggermi poi le dichiarazioni, una di loro è diventata un'insegnante. E ogni anno a Natale raccontava ai suoi alunni quanto fosse stata magica quell'atmosfera, come si ricordava che poi dopo le registrazioni fossero andati a comprarsi un gelato, perché era pur sempre California, quindi un Natale caldo, e di come l'incanto, no, di quella musica, che è una musica di pianoforte, spazzo, le cori di bambini, legata a quel mondo dei Peanuts, dove dicevi giustamente tu, nessun adulto è mai stato ammesso. L'unico che è riuscito a entrarci è Vince Guaraldi, che compare nelle sue copertine, non so, con Schroeder, ricordate quello che suona il pianoforte, con Charlie Brown stesso. Gli Sguaraldi stesso sembrava un cartoon, aveva dei meravigliosi baffi a manubrio ed era uno spirito estremamente fanciullesco. Questa è sicuramente la mia canzone di Natale preferita. E ovviamente c'è molto altro in questo capitolo, perché poi finisce, insomma, in un modo anche ancora più struggente. Lì ci vogliono anche i fazzoletti, ma lì siamo perfettamente davvero dentro il mood di Natale. Allora, ascoltiamo di Vince Guaraldi questa Christmas Time Is Here. Christmas Time Is Here di Vince Guaraldi, pubblicato all'interno di A Charlie Brown Christmas per la Fantasy nel 1965. Allora, Maurizio, ovviamente qua, insomma, ovviamente adesso dobbiamo forse un po' accelerare perché probabilmente i profumi dalle nostre cucine Sì, cominciano anche ad certo. arrivare, però insomma, volevo ancora trattenerti per un paio di riflessioni se tu hai voglia, perché prima di tutto il Natale è, come tu dici, insomma, un po' in diverse parti del tuo libro, è fondamentale per i dettagli, per cui insomma, quei travestimenti casalinghi babbo nataleschi vanno, come dire, realizzati con grande attenzione perché, insomma, mettere magari come dire, un oggetto che è di qualche parente, insomma, potrebbe, insomma, creare dei problemi diplomatici, insomma, legati anche a quello che si è detto poco fa.
In Ti più, però, è riconosco. importante anche, come dire, fare, e questa è una playlist, quella di questo libro, no? Fare le playlist giuste per Natale. Tu dici, ovviamente, e rivendichi dentro il tuo libro, il tuo master in playlistologia avanzata, no? E che ci piace moltissimo, diciamo, no? Per cui, è fondamentale anche lì, mentre si prepara l'albero, mentre si preparano i dolci di Natale, mentre si preparano anche tutte le pietanze natalizie, scegliere anche la playlist giusta. Io direi che, come dire, a questo giro, come basterebbe anche soltanto inserire questa playlist, che è la playlist di canzoni di Natale. O aggiungo una domanda, così insomma allargo il campo. Abbiamo detto che Visguaraldi è sicuramente al primo posto, ma diciamo se dovessi chiederti una cosa delle balle, insomma, che è la top 3 delle canzoni di Natale, insomma, tu che top 3 ci proporresti, insomma? Beh, allora, guarda, devo dirti che c'è un disco che io racconto lungamente, che è il disco di Natale di Phil Spector, no? È Christmas Gift from Phil Spector. Phil Spector è stato forse il più influente produttore musicale di tutti i tempi. Ha lavorato con i Beatles, con i Ramones, ma soprattutto è stato inventore del Wall of Sound, che era il suo modo di incidere, un modo di incidere quasi wagneriano, perché lui aveva quest'idea che il pop, anche perché all'epoca il pop passava soprattutto tramite la radio e tramite i jukebox, doveva arrivarti subito. E lui era produttore di una serie di gruppi soul pop vocali femminili di colore, lui bianco ebreo che non sapeva nemmeno cos'era il Natale, infatti ha dovuto impararlo andando a casa di Ronnie Spector, la leader delle Ronettes, che poi diventerà anche sua moglie. Quel disco lì, che è un disco che contiene alcuni grandi classici, tipo I Saw Mommy Kiss in Santa Claus, Rudolph, you know, the Red-Nosed Reindeer, contiene una quantità infinita di grandi classici natalizi. Quindi ho già barato, ma diciamo, tra le prime tre metterei un disco completo. Secondo me un'altra grande, qui per non fare sempre l'alternativa, perché di Fairy Tale of New York, dei post che io adoro, abbiamo già parlato, io ci infilerei comunque anche Blue Christmas di Elvis Presley, perché Elvis comunque è, come dire, è sempre re e a Natale è giusto omaggiarlo. La sua Blue Christmas, quest'idea, no, di un Natale, molto spesso succede che magari ci trova separati da parenti, da affetti, da cuore, o semplicemente magari siamo via per lavoro, per circostanze che non ci consentono di stare con chi vorremmo a Natale. Quest'idea del Natale triste, cantata però con il suo grande vocione, canzone che lui ripropose nel 68 quando ritornò sulle scene, il famoso 68 Comeback, dopo anni in cui Elvis si era dedicato soltanto più al cinema. Quella è un'altra canzone che amo particolarmente. Poi però, visto che i tre non mi bastano, io ti direi che comunque Last Christmas dei Wham, adesso per fare, come dire, il critico, no? Un po' così il figo, costo zero, mi piace soprattutto nelle sue versioni cover, quelle di Sheeran, però è innegabile che quella è una grande canzone. Insomma, è diventata parte del nostro patrimonio, no? Chi non ascolta Last Christmas, anche io racconto la sua storia, che è molto divertente, ma anche come ci sia legato il gioco del Wharmageddon, no? Questa cosa Esatto. terribile che tra l'altro termina a ore, che chi, bisogna cercare di non ascoltarla dal 1° dicembre fino alla mezzanotte di questa sera. Ecco, come sempre, anche qui sono giochi dentro il gioco, cioè, nel senso, la canzone è già un gioco di per sé e qui si lega anche questo modo buco. Ovviamente tu neanche ci provi a Ma io giocare manco ci provo, io ho già perso il secondo giorno, come posso fare? Cioè, ma secondo me solo se uno vive in un cubo insonorizzato può fare a meno Certo. di ascoltare Last Christmas, basta andare in un centro commerciale, in un ristorante e in qualche modo ve la beccate. E poi te ne fico ancora un'altra, perché non so stare bravo all'interno dei tre. Prima dicevamo su John Stevens, cantautore americano, che è appassionatissimo di Natale, quasi peggio di me, ha pubblicato una quantità di EP, tutti dedicati al Natale, lavori brevi che regalava agli amici. Ha una canzone al suo interno che si chiama Christmas Unicorn, no? L'unicorno di Natale, che non sappiamo manco se esiste, ma vogliamo credere che esista davvero, che mi piace particolarmente perché ci infila dentro sulla coda finale, il pezzo è molto lungo, sono quasi 9 minuti, cita anche Love Will Tear Us Apart dei Joy Division, che è un altro dei miei gruppi preferiti in assoluto.
E quindi me ne hai chiesto i tempi, avrò già detto almeno 6 o 7, però. Sì. Ma a proposito del Wamageddon, ovviamente tra le varie cose da leggere assolutamente dentro questo libro è anche questa sfida, diciamo, all'arma bianca, ma neanche tanto, tra Renato e Guido Sofficino per, insomma, per provare a non ascoltare questa canzone. Tra l'altro, chicche su chicche, perle su perle dentro questo libro, insomma, io ho incrociato la mia biografia in maniera fortissima anche nella telefonata ai parenti lontani della domenica o del giorno di Inventato. Natale, no? Perché io ne ho in Francia e negli Stati Uniti il giorno di Natale, insomma, mio padre doveva assolutamente telefonare e poi passare ai parenti, diciamo. Per cui, insomma, anche lì c'è un rispecchiamento pazzesco, diciamo, ovviamente, dentro il tuo libro. Maurizio, siamo quasi in chiusura, insomma, tu in coda ringrazi proprio tutti, diciamo, a Natale, perché dici è Natale, quindi insomma non puoi non ringraziare tutti e dici lasciatevi anche andare, siate felici, anche perché insomma i tempi che viviamo non sono veramente felicissimi, abbiamo anche le canzoni da scegliere e... Quale può essere, come dire, la chiusura, diciamo, qui, abbiamo anche il nostro cappello di Natale, insomma, anzi, abbiamo dimenticato anche di Straordinario, dunque. accendere le lucine, le accendiamo adesso, forse un po' in ritardo, ma abbiamo anche le lucine di Natale. Quale potrebbe essere, come dire, la chiusura, diciamo, ideale per, le tue Beh, canzoni di guarda, Natale, per il tuo Natale, insomma? la mia chiusura è di stare al gioco, no? Quando dicevo prima il Natale richiede, quando dicevamo che le produzioni natalizie magari sono partite in estate, bisognava stare al gioco e farsi un film. Ecco, se dobbiamo farci un film, facciamocelo per bene, usiamo una bella colonna sonora. La mia idea è che a Natale bisogna stare al gioco, bisogna mettere appunto, accendere le lucine, mettere il cuscino sotto, se uno ne ha bisogno, se uno ha già la pancia di suo, no, sotto il costume di Babbo Natale, entrare dicendo ho ho ho, dare regali. Bisogna farle tutte, perché comunque è un momento in cui tanto vale mangiare tutto, bere tutto, sentire tutte le canzoni e darci dentro. Ci sono momenti in cui non bisogna. Io sono cresciuto facendo l'alternativo in qualsiasi cosa, cercavo sempre i film, i libri, i dischi, quello è bello, ma vende troppo. Ecco, a Natale no, a Natale sono menti, sto al gioco, però anche stando al gioco con regole migliori. Quindi divertitevi, mettete buone canzoni, magari all'interno di questo libro scoprirete canzoni che non conoscevate. E quindi sì, Mariah Carey, sì, Bing Crosby, ma magari anche i Prox e magari anche i Low o Sufjan Stevens, magari autori che non conoscete, ma che hanno reso il Natale, questa grande festa collettiva, magari un pochettino più nostra proprio per le scelte musicali che hanno fatto. Ma in ogni caso, stappate una buona bottiglia, mangiate bene, ma mi raccomando, sempre con buone canzoni di Natale di sottofondo. E allora il nostro invito anche a leggere Canzoni di Natale di Maurizio Blatto, uscito per ADD il 3 novembre del 2022. Maurizio, siamo in coda, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, insomma, nella vigilia di Natale. Grazie davvero, spero sia stato un buon tempo anche per te. Ma Grazie per essere stato qui con assolutamente. noi. Allora, ovviamente, buon Natale, grazie ancora. Ma guarda, è stato un grande piacere. Consegnatevi a quello, sicuramente sta succedendo qualcosa di straordinario nelle cucine. Insomma, mettetevi al meglio, godetela, scegliete la canzone giusta e davvero grazie a voi per avermi ospitato. Io dico, come i Beatles sono famiglia, quando sono ospiti da voi, non lo dico solo perché è Natale, siamo tutti buoni, ma è sempre stare in famiglia. Quando si parla di canzoni, così è stato molto gentile nella lettura del mio libro, e quindi godetevela e auguro veramente di cuore a tutti quanti. Santa Claus is coming to town, accoglietelo come si deve e buon Natale a tutti. Grazie Maurizio, allora ovviamente anche auguri a te e grazie anche per noi, insomma, e ci sentiamo in famiglia quando siamo con te, per cui grazie davvero ancora e grazie per averci regalato queste canzoni di Natale oltre al tuo tempo. Ancora buon Natale, grazie Maurizio. E Auguri. intanto
Noi siamo giunti al termine della puntata numero 12 della prima stagione di Almeno Due Pagine al Giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, il giorno di Natale, e a mezzogiorno, e il podcast audio e video sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito rbe.it. Grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia, a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui a gennaio per partire con la seconda parte della prima stagione di Almeno Due Pagine al Giorno, e in ogni caso ricordate, anche a Natale, c'è sempre una buona storia da raccontare, perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti! Thank you.